Sì, tra l'altro mi ha preso però. Sì. Buonanotte. No, buonanotte vuol dire per stasera che andiamo a casa. Non iniziare la partita. Peccato, perché peccato, sì. Uno come te. Un gol ciascuno. Sì. Da chi cominciamo? Da chi ha fatto il primo? Va bene. Che partita è stata? Ma diciamo che il primo tempo abbiamo giocato molto bene, li abbiamo messi sotto. L'1-0 magari poteva stare anche un po' stretto, perché comunque abbiamo avuto parecchie occasioni. Poi il secondo ci siamo abbassati un po', però comunque siamo riusciti a soffrire, a ripartire. Abbiamo avuto anche delle occasioni nel secondo tempo, poi siamo stati bravi a fare il 2-0 e non prendere gol. Quindi una grande vittoria. Il gol di testa è tipico o atipico? No, era a mezza altezza, così ci ho messo la testa, è andata bene, è andata nell'angolino. Però l'anno scorso di testa non l'ho fatto. Hai preso anche un po' la spalla al pallone? No, l'ho presa da testa, sì, però sì, ho colpito un po' debole. Sì, 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 nell'angolino. Moscia. Perché sembrava che... L'importante è che... L'importante è che ci mancherebbe. Infatti. Poi... Sì, sì. E poi ma il portiere lì poteva uscire, secondo te? No, perché era più indietro. Era completamente indietro. Sì. Poi era fuori dall'area, piccolo, secondo me. E il secondo? L'ho vista io, ho detto, ma sì, dai, proviamo a calciare. Ecco. Ma cosa ti dicevano i tuoi compagni alla fine? Che... Ma ha detto il ruolo del portiere, secondo me no. Cioè, però ci può stare alla fine. Conta uno. Sì, alla fine sì. L'importante anche lì che è un po' entrata, va bene così. È importante che abbiamo vinto. Abbiamo messo tre punti. Partita a giocare più in contenimento, che poi invece hai trovato quel gol veramente stratosferico. Non ci ha pensato più di tanto, che hai visto la palla. Ma no, ma da lì quella palla ho detto stop e calcio. Secondo me è la cosa giusta da fare. E hai fatto bene, perché hai fatto un gol stratosferico, veramente. Grazie. Qual è stata la chiave tattica del primo tempo, o è stata una questione fisica? Secondo me siamo stati bravi in tutte e due le fasi. Siamo stati bravi a offendere e bravi a difendere, perché loro hanno creato poco e niente, forse un tiro da fuori. Invece noi, come ha già detto lui, abbiamo avuto due o tre occasioni, poi lui ha trovato il gol. Secondo me abbiamo fatto bene il primo tempo, poi nel secondo tempo loro si sono alzati, cambiando anche modulo, erano più davanti, però noi abbiamo coperto bene. Però l'unica, la vera grande occasione ce l'hanno avuta sul 2-0, quando Fontana... Sì, è stato un bel miracolo. Sì. Avete esultato tutti con lui come se avesse fatto sì, un gol. Eh sì, quello come un gol. Buona intesa sulla fascia destra con Mamsi, soprattutto nel primo tempo. Sì, diciamo che con lui mi trovo bene. Sì, oggi siamo riusciti a fare quello che alla fine proviamo anche in allenamento. Quindi no, cioè abbiamo una buona intesa, poi lui mi dà un sacco, cioè viene un sacco sopra in sovrapposizione, sia interna che esterna, quindi mi dà sempre una mano e riusciamo bene a fare o il 2 contro 2 o il 2 contro 1. Comunque vedevi da fuori, sembravate due, non dico due anziani, ma due maturi, voi siete due bambini. Adesso arriva una squalifica purtroppo e questa partita di Lecco dobbiamo chiedere a Lorenzo. Sì. Vabbè, dai. Non c'è l'ore, ci sono altri compagni, ci siamo noi. Dove siete finiti calcisticamente? Io all'Alessandria. Io al Toro. E comunque c'è altra gente che ci può dare una mano, come è successo anche prima, quando qualcun altro mancava. Certo, se manca lui è un peso, ma sopperiremo. No, ma come te la stai già vivendo un pochino, non c'è ancora pensato? Ah no, adesso ci godiamo la vittoria e poi da martedì ci mettiamo con la testa per il ricco. Grazie. Se no, non godono le...